let's see it. Saluto a tutti gli amici del mondo Wisp, oggi lunedì 6 febbraio 2017, puntata di Calcio Wisp minuto per minuto, vi terremo compagnia sino alle ore 23, tante le partite in programma questa sera, ovviamente vi invitiamo a seguirci sulla piattaforma Spreaker, ma anche su tutti i nostri social network, principalmente su Facebook, ma la puntata va in diretta anche su Twitter e sul nostro canale YouTube di Wisp Magazine. Inoltre tutte le squadre, tutte le società sono state informate, quindi siamo ascoltabili anche sul sito Wisp Magazine, ma basta davvero cliccare sul messaggio che è stato inviato proprio quest'oggi a tutti coloro che ci seguono anche su WhatsApp, quindi è davvero impossibile non seguirci, davvero proprio chi volontariamente vuole ignorarci può evitare di ascoltare la nostra diretta. Ovviamente invitiamo tutte le società che in questo istante sono all'interno del rettangolo di gioco, così come chi è ai bordi del perimetro del rettangolo verde, di fornirci il proprio supporto con aggiornamenti in tempo reale, ovviamente poi di rispondere qualora dovesse arrivare una chiamata sul vostro telefonino, perché è bene ricordarlo, Calcio Wisp minuto per minuto si basa principalmente sulle linee telefoniche, non avendo ancora a disposizione appunto le linee radio per poi effettuare, davvero iniziare ad emulare nel migliore dei modi i nostri colleghi decisamente più blasonati. Dicevamo appunto Calcio Wisp minuto per minuto, puntata di lunedì 6 febbraio 2017. Si sono giocate diverse partite il sabato, così come il venerdì sera, poi dopo ascolteremo proprio il servizio che racconta ciò che è accaduto nella prima parte del weekend. Quest'oggi però sono già diverse le partite che necessitano di un aggiornamento. Partiamo con le gare che purtroppo non si sono giocate. Parliamo di diversi incontri nella massima serie. La sfida tra Amatori, Ripatiatina ed Ecogas Pescara United è stata rinviata a causa impraticabilità di campo del Rocky Marciano di Ripa, quindi una delle gare di cartello di fatto saltano, non verrà quindi disputata questa gara. Per quanto riguarda invece la Serie B, la sfida tra Virtus Penne e Atletico Villanova, anche questa rinviata per impraticabilità di campo delle Colangeli di Penne, un terreno di gioco che davvero sta creando notevoli preoccupazioni non solo al sodalizio Vestino ma anche proprio alla Lega Calcio, in quanto a Penne praticamente non si riesce più a giocare da oltre un mese. All'inizio era la neve, poi è arrivato il ghiaccio, adesso c'è la pioggia che avrebbe dovuto risolvere i problemi, in realtà ne ha creato un altro, perché il ghiaccio sciolto più la pioggia incessante che è caduta comunque nella giornata di oggi, quindi tutto sommato non si parla di un lungo periodo. Resta il fatto che però il campo è divenuto impraticabile, quindi anche questa sera non si gioca a Penne, quindi Virtus Penne Atletico Villanova salta, così come è saltata la maledizione questa delle formazioni vestine, la sfida tra Real Teate e Pinna 1999, anche qui gara rinviata per impraticabilità di campo. Si è letteralmente allagato il Celdit di Chieti Scalo, quindi il direttore di gara ha preferito non far giocare appunto questa partita nel calendario, nel quadro delle partite appunto in programma questa sera. Un'altra gara invece non si gioca per un altro motivo, per la rinuncia preventiva del Pianella, che ha deciso di non giocare contro la Viro Carni causa
probabilmente mancato raggiungimento del numero congruo per scendere in campo. Sta di fatto che la Vino Carmi vince 3-0 a tavolino. Per il Pianella si tratta della seconda rinuncia stagionale. Alla prossima, davvero, scatterà inevitabilmente, come da regolamento, l'esclusione dal campionato. Queste dunque le partite che purtroppo sono saltate, sono state rinviate causa impraticabilità di campo generata dal maltempo. Di alcune partite però abbiamo già dei parziali, perché ci sono delle gare che sono iniziate alle 19:45, così come quelle delle 20:30. Partiamo appunto con gli aggiornamenti. Quelli della notte, gara iniziata alle 20:30, sta conducendo 1-0 sulla Vecchia Guardia Nocciano. Decide finora il penalty realizzato da Fabio Ferraresi. In vantaggio anche lo Sporting Pescara 1-0 sulla Zero Stile, decide sinora il gol di Nocella. Per quanto riguarda invece la Serie B, l'aggiornamento è quello tra Nautilus e Atletico Conad. Gli ospiti sono in vantaggio per 0-1. Il gol è stato siglato da Mancini. Raccontiamo un po' adesso però il quadro di giornata, le partite che di fatto compongono il lunedì sera calcistico per la Serie A. Queste le partite in scaletta, la zona Qualpi Soccer, abbiamo Emiliano Masciarelli, quelli della notte Vecchia Guardia Nocciano, abbiamo Bombini Sporting Pescara Zero Stile, abbiamo in collegamento davvero tre persone, perché abbiamo sia Luca D'Aurelio, Paolo Facondi e Riccardo Di Virgilio. Poi dipenderà da chi appunto avrà il telefonino tra le mani. Arriva però un altro risultato, il raddoppio di quelli della notte, quindi quelli della notte 2, Vecchia Guardia Nocciano 0, al penalty di Ferraresi è arrivato il raddoppio di Matar, quindi quelli della notte, Vecchia Guardia Nocciano 2-0. Torniamo a parlare un po' del quadro di giornata. Amatori di Patatina Ecogas, ovviamente gara rinviata per Pentagono Pescara, Pescara Smile. Il telefono, è quello di Alessia Cardelli, che probabilmente ci terrà aggiornati. Gara questa che inizierà alle ore 21. Così come alle 21, è iniziata quindi da pochi minuti la sfida al comunale di Ortona tra Ortona City e Cralangelini. Per Amatori for Red Devils abbiamo invece Claudio Mennillo. Invitiamo ovviamente tutti quanti a renderci partecipi qualora dovessero esserci dei problemi di trasmissione, quindi qualunque diciamo intoppo a livello di audio, così come qualsiasi diciamo interferenza che possa generare un fastidio. Nel frattempo andiamo in collegamento con una gara di Serie B, la sfida tra Montenegro e Brave Hearts Ortona. Abbiamo Domenico D'Annibale. Buonasera, Domenico. Buonasera, qua da San Buceto il risultato sbloccato dopo pochi minuti. Segna il numero 8 Pasqualone del Montenegro su azione di contropiede. Quindi Montenegro in vantaggio contro i Brave Hearts Ortona. Domenico, Al quarto minuto. avete iniziato insomma diciamo con il piede sbagliato. Sì, sbagliatissimo. Anche se stavamo partendo in attacco, però un contropiede ci ha messo a terra. Quindi siamo già sotto di un gol. Ci Formazione sentiamo. la tua rimaneggiata oppure per questa sera? No, diciamo che abbiamo per il 90% la formazione tipo. Pochi in panchina, praticamente uno, ma il resto è tutto in campo, diciamo. Diciamo che Abbiamo fiducia. D'Annibale anche in campo, quindi io sono Pacaccio, lo sto sostituendo in questo momento. ok, Va va bene. bene, ti Allora, ringrazio. Quindi un nuovo collegamento non da Ortona, ma da San Buceto. Il Montenegro è passato in vantaggio, quindi 1-0 sui Brave Hearts. Il quadro della Serie B, dicevamo, Nautilus Atletico Conad, per il momento 0-1, decide il gol di Mancini. Questa è una gara che di fatto però si avvicina al triplice fischio di chiusura. Mira al Pescara Colli, non abbiamo nessun aggiornamento, ma sicuramente la partita avrà subito degli scossoni perché è iniziata alle ore 19:45. Real Teate Pinna, gara rinviata. River United insieme, calcio d'inizio alle ore 21. Abbiamo Filippo Nota per Montenegro Brave Hearts. Il cellulare è quello di Domenico D'Annibale, ma abbiamo un altro corrispondente. Gara che si è sbloccata 1-0, decide Pasqualone per Spartak Valfino. Proveremo a rimanere in contatto con Stefano Esposito per Adriatica Real Piper.
Gara che inizia alle ore 21:15. Il telefono, il nostro contatto è quello di Marco Candeloro. Vediamo se riusciamo ad avere comunque degli aggiornamenti. Dovrebbe essere finita intanto la sfida a Montesilvano, la prima, quella tra Real Colonnetta e Bar Dragonara. Attendiamo degli aggiornamenti sia da parte del direttore di gara sia da parte di Fabio Canonico. Lo invitiamo ovviamente a fornirci il finale di questa partita, che di fatto è l'unica del mondo over 40 per quanto riguarda questa sera. Proviamo per adesso il nostro primo giro di interventi con la zona Qualpi Soccer. Abbiamo in collegamento Emiliano Masciarelli, il patron della zona setata di punti, ma affronta una squadra decisamente complicata, perché il Qualpi Soccer nell'infrasettimanale, battendo il Ripa per 1-0, ha di fatto agguantato il Crao Angelini in vetta alla classifica della massima serie. Da aggiornamenti che arrivano, la zona stava, diciamo, pigiando il piede sull'acceleratore, in quanto già una grande occasione fallita appunto dalla compagine locale. Si resta dunque sul punteggio di 0-0. Gara iniziata alle ore 20:30, quindi probabilmente dovremmo essere nel finale del primo tempo. Abbiamo con noi Emiliano Masciarelli dal Flacco di Pescara. Emiliano, sempre 0-0? Sempre 0-0, adesso il Qualpi ha preso un po' più di fiducia, sta attaccando un po' di più, fino ad ora era la zona che portava avanti il gioco, ha avuto un'occasionissima la zona con Panemera che si è fatto un gol a tu per tu con il numero uno del Qualpi, partita equilibrata fino adesso, alti ritmi. La zona ovviamente, nonostante il blasone dell'avversario, ha bisogno vitale di punti. Sicuramente sì, quindi noi questa sera fortunatamente abbiamo, non dico la squadra al completo, ma buon parte, quindi stiamo cercando di fare il possibile contro una squadra che insomma gioca molto bene a pallone. Una squadra che occupa il vertice della classifica in coabitazione con il Cralangelini. Siamo a ridosso, credo, dell'intervallo. Firmeresti per un punto questa sera oppure si gioca sempre per vincere? Sicuramente si gioca sempre per vincere, ma vista la situazione nostra, un punto contro il Coalpi sarebbe un punto d'oro. Grazie Emiliano, poi ovviamente aggiornaci tramite WhatsApp e ci risentiamo al prossimo giro. Va benissimo, Quindi grazie a voi. il parziale dal Flacco resta sullo 0-0 quando manca davvero poco al termine del primo tempo. Intanto proviamo a collegarci con quelli della notte vecchia guardia nociano, Roberto Bombini, il nostro referente, quelli della notte che di fatto ha messo i 3 punti in ghiaccio, se così si può dire, salvo clamorosi cataclismi, perché recuperare 2 reti a quelli della notte è davvero impresa ardua, specialmente poi la vecchia guardia nociano che sta disputando davvero un gran bel campionato, ma i punti che finora la stanno conducendo, o meglio, la stanno mettendo nella lotta in salvezza, sono tutti punti che sono stati guadagnati a casa loro, quindi al Toni Volpe di Nocciano, un fortino davvero inespugnabile, seppur nell'ultima giornata di campionato, l'Ortona City è andata a fare bottino pieno proprio in terra di Nocciano. La sfida di questa sera, però, 2-0 di quelli della notte. Abbiamo in collegamento Roberto Bombini. Roberto, 2-0, quindi diciamo la pratica è quasi chiusa. Ah, direi di no, la partita è ancora aperta, nel senso qua il campo è molto molto allentato, quindi il pallone non cammina alla giusta maniera, però noi cerchiamo di stare attenti, di fare una partita attenta, però il Nociano sappiamo che è un'ottima squadra. Stasera abbiamo un Carozza che è rientrato, che ha molta voglia di mettersi in evidenza, comunque vediamo un po', confidiamo in lui e in tutti gli altri ragazzi che sono encomiabili. E dicevamo Ah, c'è appunto. un'azione di Petit sulla fascia! Niente, fuori, fuori. Intanto ti interrompo perché è arrivato un altro aggiornamento. I Brevars Ortona hanno trovato il pareggio a San Buceto, quindi Montenegro 1, Brevars 1 per quanto riguarda la Serie B. Siamo in collegamento con Roberto Bombini. Roberto, 2-0, hai detto ancora, diciamo, apertissima sfida che diciamo non può considerarsi chiusa, ma il 2-0 e il ritorno di un giocatore importante come Carozza sicuramente lascia spiragli importanti per l'immediato futuro.
Ma confidiamo in questo, ma anche perché devo dire che la squadra, nonostante il campo allentato, sta cercando di proporre il gioco, di giocare palla a terra, anche se è molto difficile. Però questa cosa, ripeto, è encomiabile per tutti i giocatori che cercano sempre di proporre, di fare il gioco, di giocare senza, magari questo è un campo da palla lunga, però noi cerchiamo di giocare e di fare bene. E però la partita è sempre difficile, il campo è così, ripeto, il tempo fa freddo e siamo 13 unità, quindi vediamo. Comunque la partita è aperta e speriamo di andare avanti così. Grazie Roberto, quindi ci sentiamo poi per il prossimo aggiornamento. Quelle della notte, dunque. A te la linea, Alessandro. Grazie Roberto. Quindi 2-0 di quelli della notte contro la vecchia Guardia Nocciano. Decidono sinora il penalty di Fabio Ferraresi e il sigillo di Matar. Sporting Peschiera 0 Stile, è arrivato il parziale della prima frazione. Lo Sporting conduce per 1-0. Decide sinora il gol di Nocella. Ripa Ecogas, come detto, gara rinviata. Andiamo al comunale di Ortona per Ortona City Crala Angelini. Armando Ciarcelluti, l'immancabile nostro corrispondente. Una partita di fatto complicata perché l'Ortona City è formazione decisamente ambiziosa, due matricole per quel che riguarda l'attuale massima serie WISP, ma due matricole che stanno davvero dicendo la loro. Gli ospiti, il Crala Angelini al comando a pari punti con il Qualpi Soccer, l'Ortona City invece è reduce da un pareggio rocambolesco contro la Zero Stile, 2-2, prima però è arrivata la vittoria per 1-2 a Nocciano, quindi una squadra che sicuramente vuole ben figurare. Abbiamo dal comunale di Ortona Armando Ciarcelluti. Armando, ci sei? Pronto? Francesco? Ti sento male. Armando, ci sei? Ecco, sì, adesso sì. Ciao Alessandro. Armando, sempre 0-0? Sì, 0-0, siamo al 14esimo del primo tempo. Abbiamo un'assenza dell'ultimo secondo, che è Mirko Panico, che sta qui a fianco a me, che non sta giocando. È infortunato? No, non è infortunato, mi dicono che si vuole riservare per mercoledì contro la Prosacco. Beh, sarà sicuramente contento il mister Di Battista, che certamente ci starà ascoltando. Sì, questo è per lui, per il mister Diba si vuole risparmiare, quindi sta in panchina questa sera. Solo per lui lo facciamo. Risparmiare, però la partita di stasera è davvero complicata. Sì, veramente l'Ortone è una bella squadra, già hanno avuto un'occasione su punizione, veramente... Sono bravi, una bella squadra forte. Bravo Andrea! Noi abbiamo avuto un'occasione con Colancecco, bel tiro con un passaggio di Roberto Contini, però è andato fuori. Dicevamo appunto il Crala Angelini, formazione che è sicuramente... Intanto scusami, ma è arrivato un aggiornamento da Miglianico. La Matoriforo è passata in vantaggio 1-0 sui Red Devils, il gol del solito bomber Rulli su calcio di rigore, quindi Matoriforo 1 Red Devils 0, gol di Rulli. Dicevamo appunto con Armando Ciarcelluti per Ortona City Crala Angelini, il bomber Panico a riposo, gli altri invece ci sono tutti? Sì, ci sono tutti. Abbiamo, diciamo, il nuovo acquisto in panchina del Remigio, e diciamo invece Mirko, l'altro nuovo acquisto che stasera è stato a riposo perché non voleva rischiare l'esordio, e arriverà anche lui mercoledì contro il mister Pipa. Quindi insomma abbiamo capito che per quanto riguarda la partita di mercoledì vi state preparando alla grande. Sì, ecco, proprio in questo momento non sono in vantaggio. Traversone da un calcio di punizione, secondo palo, gol dell'Ortona 1-0. Ma scusa, ma quindi non è che magari è stata una tattica un po' deleteria quella di fare turnover questa sera? No, stavo scherzando, amico, diciamo leggermente infortunato e quindi non voleva rischiare questa sera. Ok. Stavo scherzando naturalmente. Allora, il marcatore, se aspetti te lo dico pure, è il numero 5, però non so dire sinceramente... Devo andare a vedere che c'hai la distinta. No, ti dico pure che il marcatore. Vabbè. Al
disponibile al prossimo, ecco, lo dico al volo. Allora, segnato, vediamo un po', segnato numero 5, D'Alessandro, Vincenzo D'Alessandro. Perfetto, grazie, quindi allora Ortuola City 1, Travangeli 0, gol di Vincenzo D'Alessandro, grazie Armando. Grazie a voi, a dopo. Quindi è cambiato il punteggio. Ma è cambiato anche un altro risultato, perché quelli della notte non ci credeva praticamente nessuno alla partita difficile di quelli della notte dopo il 2-0. È arrivato infatti il 3 prima dell'intervallo, il gol di Babacar. Quindi quelli della notte, Vecchia Guardia Nocciano 3-0, Ferraresi sul rigore, Matar e Babacar per la rete, che di fatto manda in archivio la sfida per il momento. Però l'intervallo è arrivato intanto un altro parziale dal coordinamento. Marco Maselli ci informa che la zona è Coalpi Soccer, il primo tempo è terminato sul punteggio di 0-0. Una gara di fatto resta ancora in scaletta, ma andiamo prima da Claudio Mennillo per Amatori Foro Red Devils, una sfida che vede ancora una volta primeggiare il bomber Rulli, che dal dischetto del rigore sigla il gol che di fatto sta decidendo la sfida. Arriva intanto un altro aggiornamento, diamo la linea a San Buceto per Brave Arts Montenegro. Sei in diretta. Sì, allora, ristabilita la parità all'ottavo del primo tempo con gol di Traico, infatti, azione sulla destra di Iezzi. Ci mancava infatti il marcatore, perché l'aggiornamento in diretta lo avevamo ricevuto, mancava appunto il gol del marcatore, quindi a Pasqualone ha risposto Traico all'ottavo del primo tempo. Perfetto. Partita aperta, occasioni da tutte e due le parti, per il momento è tutto. Perfetto, grazie. Quindi abbiamo anche il marcatore per quanto riguarda la sfida tra Montenegro e Brave Arts, 1-1. Attenzione, perché il vantaggio del Peschiara Smile a Cepagatti, quindi Pentagono Peschiara 0, Peschiara Smile 1, quindi la formazione allenata da Del Signore trova il punto del vantaggio. Gara iniziata questa alle ore 21, 0-1, quindi è cambiato un altro risultato. Proviamo a ultimare il primo giro, siamo in attesa ovviamente del finale di Nautilus Atletico Conad, così come della sfida tra Miral e Pescara Colli. Stiamo ovviamente attendendo anche il collegamento con Miglianico dal Fratelli Ciavatta per Amatori Foro Red Devils. Abbiamo Claudio Mennillo, poi ovviamente concluderemo il tour degli interventi con le altre gare di Serie B, davvero da tenere molto bene d'occhio la sfida tra River United ed Insieme. Per questa sfida abbiamo appunto Filippo Nota, una partita che vede l'Insieme davvero in ginocchio in queste ultime settimane, causa diciamo diverse defezioni. Il giudice sportivo ha anche avuto la mano abbastanza pesante, Filippo Nota per River United Insieme. Nel frattempo ci arriva anche un messaggio di risposta da Armando Ciarcelluti da parte di Piero Di Battista. Saluto il presidente Ciarcelluti, ma gli consiglio di far giocare il bomber Panico, non può stare in panca. Questo è dunque il consiglio da parte dell'allenatore della Prosacco. Proviamo il collegamento con Filippo Nota, il quale però abbiamo dei problemi. Prima allora di parlare appunto di quello che sta accadendo su questi campi, facciamo un punto di quello che dei risultati che abbiamo al momento a nostra disposizione per la Serie A, la zona Coalpi Soccer. 0-0 quelli della notte Vecchia Guardia Nocciano, 3-0 le reti di Ferraresi, Matar e Babacar. Sporting Pescara 0 Stile 1-0, Nocella Amatori Ripatetina Ecogas, gara rinviata. Pentagono Pescara, Pescara Smile 0-1, Ortona City Cralangelini 1-0, decide il gol di Vincenzo D'Alessandro. Amatori Foro Red Devils 1-0, il gol al momento decisivo è del bomber Rulli dagli 11 metri.
Per la Serie B invece Virtus Penne Atletico Villanova, gara rinviata. Nautilus Atletico Quad, il nostro ultimo parziale era di 0-1, gol di Mancini. Miral Pescara Colli, non abbiamo aggiornamenti. Real Teate Pinna, gara rinviata. River United insieme 0-0. Montenegro Brave Arts 1-1. A Pasqualone ha risposto Traicu. Spartak Balfino, gara che dovrebbe iniziare, o meglio dovrebbe essere iniziata alle ore 21:15, così come Adriatica Real Piper. È accaduto però, sono, o meglio, sono giocate anche diverse partite, due per la Serie A, una per la Serie B e ben tre gare per il mondo over 40 nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato. Andiamo ad ascoltare il punto realizzato da Marco Maselli. Nella massima serie l'Atletico Giamma supera di misura la Prosacco grazie ad un colpo di testa di Pastore, il quale approfitta di una disattenzione della retroguardia nerazzurra e realizza il gol partita. I padroni di casa accennano una reazione con il solito Stefano, che deve fare tuttavia i conti con una distorsione alla caviglia che ne condiziona il rendimento, con gli uomini di Francesco Mimola che legittimano i tre punti per il valore espresso all'interno del rettangolo verde. Il fratello Tommaso in cabina di regia giganteggia smistando palloni in ogni zona del campo, con Del Greco e Del Rosario che corrono a piè di fiato, mettendo costantemente in apprensione difensori locali. La Prosacco risulta volenterosa ma poco ordinata nella gestione della sfera e rischia addirittura di pareggiare nel finale, ma il signor Maccarone è attento e non convalida la rete di Colarossi per un tocco di mano. Vince anche il Tiki-Taka, che inanella il terzo successo consecutivo riuscendo ad imporsi sul Santa Teresa, decisiva la doppietta di Gasbarri, autore di due pregevoli punizioni. Nella cadetteria l'Utopia Pub supera il Pescara 1979 con un brillante 3-1 con le marcature di Samuele, Pier Felice e Fabio Rosica. Nel mondo over 40 la Prosacco si aggiudica lo scontro al vertice con Lenzo Lorenzio, guadagnando il secondo posto alle spalle della capolista CTV. Protagonista del match Matteo Pomponi, che trova la via del gol con un efficace pallonetto dai 40 metri che beffa l'incolpevole Massa. Pocherissimo del punto montaggi sull'Olimpia Aesis, che dimostra ancora una volta la sua fragilità difensiva con le 13 reti subite nelle ultime due gare. Marco Falcone trascina invece l'Amatori Foro nel pirotecnico 3-3 contro la Stapler. Ascoltato ciò che è accaduto nei giorni che di fatto hanno preceduto questo lunedì calcistico WISP, ricordiamo ovviamente a tutti coloro che ci stanno ascoltando, che comunque vogliono intervenire, lasciare dei messaggi o eventualmente aggiornarci su dei risultati che al momento non sono pervenuti qui in cabina di regia, come si suol dire. Il numero di riferimento è il seguente: 388-7397-910. Lo ripeto, 388-7397-910. Come detto, vi terremo compagnia certamente fino alle ore 23, cercando di darvi tutti i finali di gara. È arrivato intanto un contributo audio da parte di Riccardo Di Virgilio, corrispondente per Sporting Pescara a Zero Stile. Questo, appunto, dicevamo, il contributo al termine del primo tempo. Audio decisamente censurabile, proviamo un po' a dire con le nostre parole ciò che è accaduto. Una rete realizzata da Nocella con la complicità di Gianmarino, portiere di CTV nel mondo over 40, colpevole in qualche maniera per il gol che di fatto sta regalando tre punti alla formazione biancazzurra dello Sporting ai danni della Zero Stile. Proviamo a ricollegarci con Claudio Mennillo per Amatori Foro Red Devils da Miglianico. Dicevamo 1-0 per la formazione locale. Ormai Claudio Mennillo è diventato davvero un punto cardine di questo calcio WISP minuto per minuto. E la sfida, appunto, è una sfida salvezza a tutti gli effetti per una partita che potrebbe davvero regalare emozioni importanti. Abbiamo in diretta Claudio Mennillo per Amatori Foro Red Devils. Buonasera Claudio. Quello è quello. No, non è Claudio Mennillo che stavolta, perché Claudio Mennillo sta giocando. Ah, quindi ok. Qui una bella partita.
Ci dispiace perché ha espulso un ospite, quindi adesso la partita è un po' falciata, però c'era l'espulsione, quindi... Ma è il, è il presidentissimo Abbonizio per caso? Sì, bravo. Adesso ti ho riconosciuto al volo, guarda. Il bomber, quindi, il bomber Rulli non si smentisce mai. Ancora una volta realizza sul rigore, rigore nettissimo, quindi nulla da dire, nessuna protesta nella maledetta assoluta. 1-0 la partita, quindi siete in superiorità numerica. Sì, siamo anche in superiorità numerica. E solitamente Claudio Mennillo è sempre preoccupatissimo del secondo tempo. Sì, infatti speriamo che questa sera, visto anche la superiorità numerica, mi dispiace perché è un po' falsata, perché già adesso gli avversari in 10, però funzione c'era. Dicevamo appunto della Amatori Forum, ma per caso ci sono stati degli innesti nel mercato di gennaio? Sì, ci sono stati 2-3 innesti che ci stanno dando una grossa mano. Tra l'altro credo innesti portati proprio dal bomber. Dal bomber Rulli, sì, sono tutti amici di Nicola. Amici di Nicola, che se giocano come Nicola diciamo che va benissimo. D'accordissimo. Ma dicevamo appunto, nelle prime settimane l'Amatori Forum aveva avuto un rendimento decisamente preoccupante, poi avete iniziato a macinare dei punti, adesso una salvezza che sembrava impossibile, si inizia a vedere un po' qualche spiraglio. Qualche spiraglio di salvezza incomincia a esserci all'orizzonte. Avevo capito che non ti vuoi sbottonare più di tanto. Vabbè, vediamo a finire questa sera, anche perché questo per noi è uno scontro diretto. Va bene, va benissimo, allora guarda, rimaniamo, mi raccomando, mandaci gli aggiornamenti. Senz'altro. Perfetto, bocca al lupo. Crepi. Quindi 1-0 l'Amatori Forum conduce sui Red Devils, il corrispondente non è Claudio Mennillo, il telefono è il suo, ma il corrispondente è il presidentissimo Alfonso Abbonizio. Proviamo a ricontattare Filippo Nota, attenzione perché nel frattempo è arrivato un pallone da calcio tramite WhatsApp da parte di Armando Ciarcelluti, il campo è Ortona City Crall Angelini, andiamo subito a sentire il patron del Crall. Armando, sei in diretta, pallone vuol dire gol, chi ha segnato? Ha pareggiato il Crall Angelini Abruzzo con un gran gol di Roberto Contini su punizione. Ah, diciamo che dalla voce pensavo in un raddoppio dell'Ortona. No, vabbè, ma io, tu lo sai, io sono sempre, come si dice, bisogna essere onesti, perché comunque l'Ortona è una bella squadra, compatta, veramente una bella squadra. Solo che noi abbiamo comunque Contini che si è procurato lui stesso la punizione fuori d'aria, circa 3 metri fuori dall'aria, al vertice sinistro, una bellissima punizione come il suo solito. Quindi 1-1 qui a Ortona. 1-1 ne approfitto per salutare il grande Diba. Ma sì, che non so se hai sentito, ti ha risposto. Sì, l'ho sentito, solo che Marco Colandoni mi ha detto lascialo perdere, non gli rispondere, quindi... Beh, diciamo che si inizia già a fare il botto e risposta per mercoledì, quindi per mercoledì scintille. Sì, no, mercoledì siamo amici con tutti quanti, quindi scherziamo noi perché ci possiamo permettere che siamo grandi amici. Se ti può interessare, puoi dire a Marco... Bravo Andrea, puoi dire tranquillamente a Marco Colantoni, che purtroppo è stato mio compagno di sventura tra riabilitazione e quant'altro, che io mercoledì vado prima per andare a correre, quindi se si vuole aggregare a me non c'è problema. Adesso glielo dico a Marco, anche se Marco mi ha detto che si vuole mettere le scarpe mercoledì per affrontare il mister Diba, quindi... Ah, addirittura, quindi vabbè, ok. Se rientra pure lui, ovviamente. Ah, mi hai detto Marco che rientri tu mercoledì. Sì, io se rientro, ora che rientro è finito il campionato, credo. Grandi, comunque niente, quindi una bella partita, rovesciamento di fronte dell'una e dell'altra parte, due grandi squadre, 1-1 il risultato, mancano circa 2 minuti alla fine del primo tempo. E vediamo un po' se al secondo tempo il mister Giuliano D'Orazio rischia Mirko Panico. Va bene, grazie Armando, bocca al lupo per la partita. Grazie a te, a dopo, saluto a tutti.
Quindi cambiato il punteggio al comunale di Ortona, Ortona City, Cravangelini 1-1, di fatto è una partita. Attenzione perché risultato a sensazione, cambio di punteggio ad inizio ripresa al Flacco di Pescara, la zona passa in vantaggio, quindi la zona 1, Qualpi Soccer 0. Ci richiede la linea Emiliano Masciarelli, presidente della zona, la zona che sta battendo al momento 1-0, quella che è l'ex 1-0, capolista del sì. campionato. Emiliano, sei in diretta, chi ha segnato? Allora, segnato Sorino, Giuseppe Sorino per la zona, c'è stato un disimpegno errato del numero 1 del Qualpi, Sorino ne ha approfittato da quasi centrocampo tirando direttamente in porta, segnando l'1-0 per la zona. Partita sempre equilibrata, tutte e due le squadre stanno veramente lottando nel Scusa, loro campo. Emiliano, ti interrompo perché abbiamo l'aggiornamento. È arrivato il raddoppio dell'Amatori Foro. Amatori Foro 2, Red Devils 0. Ancora una volta timbra il cartellino, il bomber rulli. Vai, vai, Emiliano. Dicevo, la partita è comunque equilibrata, tutte e due le squadre attaccano, una partita piacevole da guardare. Fino adesso il divario in classifica effettivamente non si vede, veramente una bella partita da vedere. Il divario in classifica non si vede. Ho notato una nota di rammarico perché guardando questa tua squadra, questa tua creatura questa sera, ritrovarsi a battagliare nelle zone, diciamo, calde della classifica non è ciò che, diciamo, meriterebbe. Sicuramente no, il problema è che noi non sempre abbiamo questa squadra per varie diciamo, assenze che abbiamo avuto tra infortuni e via dicendo, però questo fa parte del gioco, quindi io dico che attualmente noi meritiamo quel posto in classifica, dobbiamo dimostrare molto di più e dobbiamo fare molto di più, questa sera lo stiamo facendo, speriamo che vada a buon fine, niente, per il momento ci godiamo questo 1-0, poi vediamo. Il minuto sul cronometro nella ripresa cosa segna? Adesso il decimo minuto del secondo tempo. Allora a questo punto, al decimo minuto del secondo tempo, nel finale del primo tempo, mi avevi detto che un pareggio ti sarebbe andato bene. Adesso. Beh, adesso per me il pareggio va sempre bene, perché ripeto, siamo con la prima in classifica, diciamo che siamo un po' scaramantici, quindi no, non diciamo nulla. Va bene, Emiliano, in bocca al lupo, ci risentiamo, ovviamente tienici aggiornati. Va bene, grazie. Quindi questo è davvero un risultato a sensazione, la zona passa in vantaggio sul Qualpi Soccer, proviamo a fare il quadro appunto di giornata quando nel frattempo in regia, se così possiamo dire, ringraziamo ancora Marco Maselli, proviamo a contattare Filippo Nota per la partita tra River United ed Insieme, partita di cartello. Della cadetteria della 21ª giornata della Serie B River in serie positiva, l'insieme invece è davvero a caccia di prestazioni confortanti dopo un periodo tutt'altro che brillante, dovuta alle tante assenze, alle numerose defezioni. Una gara, quella di Scafa, che ha visto il calcio d'inizio alle ore 21, quindi dovremmo essere proprio a ridosso del finale di primo tempo. Abbiamo Filippo Nota in diretta, mister del River. Buonasera Filippo. Buonasera a tutti, niente, River 0 insieme 1, su calcio di rigore abbiamo subito il gol per un fallo di mano in aria, l'arbitro 5 se non mi sbaglio così ha visto, così ha decretato e niente, molte le assenze da tutte e due le formazioni, il River sta premendo ma niente di fatto. Incontrate un avversario che, come detto, nelle ultime settimane, tra defezioni, infortuni, ne approfittiamo ancora per fare l'in bocca al lupo a Marco Adorante, squalifiche inflitte dal giudice sportivo, in settimana il nostro, diciamo, il mister dell'insieme ha detto: l'obiettivo purtroppo sta diventando quello di finire il campionato. Dopo la vittoria contro il Pescara 79, che sembrava facile da parte del River 7 giorni fa, poi vi siete complicati la vita. Questa sera non fare bottino pieno potrebbe in qualche modo complicare i vostri piani? No, assolutamente no, il campionato è ancora lungo,
purtroppo abbiamo troppe assenze, troppe, non c'è Catalano, non c'è Parisi che purtroppo la settimana scorsa ha avuto un brutto incidente di gioco e si è dovuto ingessare il braccio, manca Di Gregorio, ma manca Toppi, insomma troppe le assenze per poter fare, diciamo, per poter avere a disposizione una formazione di rispetto. Però la partita non è finita, ce la metteremo tutte e cercheremo in tutti i modi di fare del nostro meglio. Il primo tempo credo sia ormai gli sgoccioli. Sì, la partita è iniziata con circa, diciamo, circa 10 minuti di ritardo. Niente, però stiamo messi bene, per gli uomini che ho a disposizione non è che posso chiedere più di tanto. Però, insomma, ora vedremo quello che si può fare. Beh, grazie Filippo, ovviamente ti invitiamo ad aggiornarci qualora dovesse cambiare il punteggio. Sì, assolutamente, ok. Grazie a voi, buonasera. Grazie a Filippo Nota, mister del River United. Il parziale dunque a Scafa è cambiato: River United 0, Insieme 1. Decide un tiro dagli 11 metri. Stiamo provando disperatamente a sapere il finale delle partite delle 19:45. Le partite sono sono Nautilus Atletico Conad, Mario Berardinucci. Vediamo un po' se riusciamo. O l'altra partita è quella invece tra Miral e Peschiera Colli. Stiamo provando a contattare Francesco Troiano. Miral che di fatto avrebbe la grande occasione per staccare il Real Teate in vetta alla classifica. Real Teate è purtroppo fermo al palo causa impraticabilità di campo del Celdit di Chietiscalo. È saltata la sfida appunto tra Real Teate 2016 e Pinna 1999. Come detto, continua, perdura la maledizione delle formazioni di penne. Stiamo provando a contattare Francesco Troiano, il quale probabilmente deve essere sotto la doccia perché non sta rispondendo alla nostra telefonata. Ci attendavamo comunque un messaggio, lo ribadiamo ancora a tutte le società sportive, di dare una mano mandando un messaggio WhatsApp con il finale di partita. Nel frattempo giunge un altro. La Zero Stile è sotto di due reti, il raddoppio dello Sporting al gol di Nocella si somma il sigillo di Coppa. Proviamo a sentire proprio Paolo Facondi, che dovrebbe essere in collegamento con noi dal Febo ex Gesuiti di Pescara. Dicevamo Sporting 0 Stile, quindi 2-0, Nocella e Coppa finora decidono la sfida quando siamo le ore 21:43. Se tutto dovesse andare, diciamo, filare per il verso giusto, alle ore 21:10 termina il primo tempo, alle ore 21:20 inizia il secondo, quindi per le 22 dovrebbe finire la partita, quindi siamo agli sgoccioli. Dicevamo appunto 2-0 dello Sporting. Ma c'è un altro risultato dalla serie cadetta che cambia: a San Buceto il Montenegro torna nuovamente in vantaggio, quindi Montenegro 2, Braveheart Ortona 1, il marcatore è Neri, quindi le reti a San Buceto, vantaggio Montenegro con Pasqualone, pareggio di Traicu e nuovo vantaggio di Neri, quindi Montenegro 2, Braveheart Ortona 1. Abbiamo poi, proviamo a sentire Marco Candeloro per Adriatica Real Piper. Le linee sono decisamente intasate in questo momento perché stiamo provando anche a contattare Paolo Facondi per il raddoppio dello Sporting. Paolo Facondi in diretta dal Febex Gesuiti. Paolo, è arrivato il raddoppio della formazione locale? Sì, sono Riccardo ancora perché Monte Aurelio, che sono ero a fine gara, non ho ancora deciso di schierarmi. Ma scusami, perdonami. Che sfiga, caro Alessandro Maselli, perché... Ma guarda, guarda, dopo il 2-2 contro l'Ortona City, che l'Ortona City non ha fatto altro che postare video di pali e traverse centrate nella vostra partita. Allora, è facile montare una partita escludendo le altre azioni avversarie, insomma. Riccardo, abbiamo... diciamo che... Volevo... Dimmi.
dimmi tu. Cerchiamo di coordinarci, dica lei. Ora dico io. Diciamo che ti stiamo trovando un diversivo, e che ti vedi cosa avresti fatto stasera. Effettivamente sì, avrei provato un nuovo allenatore, più che altro, ecco, questa è la... Possiamo dire che stiamo anche fornendo un alibi ad Aurelio, dicendo che non ti fa entrare perché hai questo impegno. Ecco, sì, infatti aiutiamolo pure nel suo compito. Scherzi a parte, partita bella adesso, fino alla rete, insomma, del 2-0, arrivata per un ennesimo, anche, insomma, diciamo, quasi originale, nel senso che sono rare da vedere le indecisioni di Gianmarino, che oggi si riferisce di Clemente, che per questioni lavorative non è potuto essere della partita, giocatore che sappiamo tutti di Clemente fondamentale. Sì, partita bella, è partita bene la formazione dello Sporting, e poi dello Stile per metà del secondo tempo fino alla fine ha, non dico dominato, ma ha avuto gran parte delle palle gol di questa gara, clamorosissima, le palle gol capitate appunto come ti ho scritto, sia al appunto a Faustino, che da pochi passi di piatto ha sparato alto praticamente a porta vuota, ingannato da un campo oggi che fa del pallone quasi una palla a rimbalzo controllato, poi clamoroso anche l'occasione di testa di Diodoro e la doppia conclusione con Di Nicola, che si è fatto trovare preparato. Dall'altra parte c'era stato Lippo, che aveva sferrato il gol del 2-0 nel primo tempo, lì è stato bravo Gianmarino a deviare fino al gol appunto della ripresa, dove diciamo con un cross di Pantieri in mezzo Gianmarino non è riuscito a smanacciare in maniera decisa, ha messo fuori tempo perfetto, si è trovato coppa sul pallone appena entrato a battere praticamente a porta sguarnita il 2-0, e sul 2-0 De Rossi l'ha praticamente tirato dentro in barca, un po' forse ha accusato il colpo di una gara che non si aspettava, insomma il gol o lo fai o lo prendi, nulla togliere allo Sporting, ecco. Quanto manca al termine della partita? Allora siamo al 7, partita iniziale a 24, finirà al 4, quindi mancheranno 10 minuti, mentre c'è Berzella che trova una girata al volo interessante, palla che finisce non troppo lontana dall'incrocio alla testa di Nicola. Siamo al 28esimo minuto del secondo tempo, 24esimo minuto, perdonami, stavo facendo i calcoli. lo sai che per i calcoli abbiamo notato, allora l'altra volta ho notato che durante la tua diretta avevi problemi con la lettura. Perché praticamente tra lo Shakhtar e Real Piper hanno fatto già un po'. Dopo oggi invece ho avuto dei problemi anche con i calcoli, quindi insomma hai un futuro davanti. Sì, 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 infatti io la matematica non incontrerei. Ma anche l'italiano, devo dire. Intanto qui c'è il buon Masellino che sta sghignazzando, quindi ma lui ha detto che non parla, però lo puoi insultare se vuoi. Marco? Sì. Io sono estimatore di Marco. Ah, lui è estimatore. Questo si dica, detta gli atti. Comunque, Riccardo, quello che voglio dirti, intanto nel frattempo arriva un piccolo aggiornamento da parte di Emiliano Masciarelli, punizione dal limite per il Coalpi, quindi in caso di gol sicuramente ci informerà. Ti rendi conto che... mi senti? Sì, ok, perché è arrivato il niente di fatto sul calcio di punizione. Ah, calcio di punizione, ok. Del Coalpi, dicevamo, ti rendi conto che ormai la tua parabola ti sta lentamente portando, quindi praticamente l'anno prossimo vestirai la maglietta della Prosacco? Sì, è proprio il mio destino, ecco, infatti vestirò la maglietta di Alessandro Maselli soprattutto. Sì, perché non potendo più giocare, guarda, io farò di tutto per strapparti alla concorrenza, una concorrenza abbastanza spietata, diciamo. Sicuramente un acquisto che fa il salto di qualità, immagino. Ma guarda, io non penso che avrai comunque le tue occasioni, guarda. Grazie, grazie. Il presidente Vincenzo Roselli è un personaggio che crede in me, io credo in lui, quindi vedi, tanto c'è un'occasione per lo Sporting che mentre sta trovando spazio sulle ripartenze, nulla di fatto, sta giocando bene il giovanissimo Di Marco, uno dei nuovi acquisti, come ho detto, esordito la scorsa partita, e anche il buon D'Alessandro, incolpevole, poi l'altro la difesa sui due gol. Mi dispiace un po', sono rammaricato perché stavo giocando bene anche lo stile, risultato che però sancisce una cosa di fatto, se il gol non lo fai lo prendi. Quindi, grazie, davvero, queste massime.
queste massime, tipo nel calcio si può vincere, perdere o pareggiare. Bravissimo. Un'altra considerazione e poi dopo ti saluto momentaneamente. Sì. Dicevi che la scorsa puntata che aspettavate la prima vittoria, finalmente il ritorno alla vittoria di Luca D'Aurelio per poterlo esonerare. Di questo passo credo che la sua panchina sia saldissima. E è ancora salva perché non vince, ecco, nel momento quindi dovrebbe arrivare in corsa perché non ancora vince, questa lo dico. Diciamo ecco, che adesso finalmente mi ha chiamato, quindi diretto di dico che mi devo scaldare e passo la linea a Facondi. Un abbraccio, segnale. Va bene, ok, ti saluto, grazie. E a dopo per aggiornamenti. Va bene, grazie Paolo. Quindi è cambiato il punteggio, proviamo adesso a collegarci con il campo della Serie B, che era iniziato alle ore 21:15, Adriatica Real Piper. Abbiamo in collegamento Lorenzo Morelli, giocatore dirigente della formazione locale, il Real Piper, formazione che allenata da Marco Candeloro, una squadra di tutto rispetto, ma l'Adriatica ha certo il suo bel modo di dire. Abbiamo con noi Lorenzo Morelli. Buonasera Lorenzo. Alessandro, mi senti? Sì, ti sento. Eccoci qui, siamo a Francavilla, ti volevo aggiornare perché l'Adriatica è passata in vantaggio, c'è stato un traversone di Toffoli e gli Acomotti sul secondo palo ha anticipato tutti e ha depositato in rete, quindi parziale 1-0. Diciamo che questa rete dimostra ancora una volta che la vostra formazione nel 2017 sta facendo un signor campionato. Speriamo che come tu ami sempre ricordare, invece adesso non cambi, diciamo così, mentalità e si ritrovi a deludere queste aspettative, perché sai che abbiamo un andamento un po', come dici tu sempre, no, schizofrenico, sta allenante qui in panchina, sì. Ormai l'hanno imparato tutti. Sì, credo sia la cosa migliore per descrivervi. Beh sì, comunque guarda, la partita è equilibrata, il gioco è piuttosto spezzettato al centrocampo, c'è questo guizzo di Acosti che fa, come sai, no, del dinamismo la sua arma migliore, quindi ha anticipato tutti e ha messo in rete. La vostra formazione diciamo che rappresenta, o meglio, quando incontrate le piccole vi affrontano quella consapevolezza di poter prendere punti, le grandi invece vi temono perché sanno che contro di voi c'è sempre qualcosa da perdere, mi sbaglio? Sì, vabbè, siamo un po' massagrandi, è vero, anche se insomma vista da dentro, insomma oggi si gioca alla pari, al di là della classifica, non vedo questa differenza di punti, stiamo giocando assolutamente alla pari. L'Adriatica sta di fatto riscoprendo un giocatore come Toffoli in mezzo al campo, così come Schiazza che ha cambiato posizione. Ci sono tutti elementi che presi singolarmente hanno un oggettivo valore. Com'è possibile? È soltanto una questione di mentalità oppure c'è qualche altra spiegazione? Bah, guarda, credo che probabilmente dipenda anche dal fatto che se manca un po' di amalgama è perché comunque non ci alleniamo sempre. E trattandosi di calcio amatoriale probabilmente sì, manca anche un po' di amalgama. E i singoli a volte ci risolvono le partite, ma per ora per esempio la squadra sta giocando bene, il gol è stato frutto di un'azione corale, non ti so rispondere, però ti posso dare un'informazione che ti piacerà, una chicca. La line-up non prevede Ciccone e Sarmiento tra i titolari, tu sai che loro sono due, certo, due colonne. Sono state esclusioni eccellenti, invece poi magari potrò far sentire in viva voce, chiederai direttamente a loro il perché. Per ora il campo sta dando ragione agli Acomotti senior. E che dopo in caso di vittoria, squadra che vince non si cambia. Infatti, io non so dirti se qui accanto a me i musi sono lunghi, perché loro giocatori di poker nascondono bene i sentimenti e le emozioni, però la formazione ha lasciato sorpresi un po' tutti. Vabbè, grazie Lorenzo per il parziale, ovviamente ti invitiamo a mandarci eventuali messaggi WhatsApp con potenziali cambiamenti di punteggio. Va bene, ciao, più tardi. Grazie Lorenzo, quindi è cambiato il punteggio a Francavilla tra Adriatica e Real Piper. L'Adriatica allenata da Bruno Iacovozzi ha trovato il punto del vantaggio, 1-0, ha segnato il figlio d'arte, appunto il figlio del mister. Intanto arrivano alcuni aggiornamenti, Raul Nervegna ci chiede un'informazione, vuole sapere il punteggio finale di Real Colonnetta Bar Dragonara.
ci accontenta Stefano Pagliuca, il finale Bar Dragonara Real Colonnetta 2-2, quindi segno X in schedina per l'unica gara del Mondo Over 40. Chiediamo anche a Stefano Pagliuca i marcatori, almeno per quanto riguarda il Bar Dragonara, quindi un pareggio per 2-2. Abbiamo menzionato la schedina che di fatto anche questa settimana è stata giocata. Le due gare però di questa settimana vengono definitivamente cancellate, quindi il massimo punteggio che si potrà effettuare questa settimana in schedina sarà l'11, perché abbiamo già due schedine in sospesa per due recuperi. In precedenza è stato applicato questo criterio, oggi ufficializzo che ancora tante partite sono appunto da valutare. Ufficializzo che si potrà effettuare massimo l'11 in schedina. Ringraziamo anche Raul Nervegna, presidente del Real Teatro, che ci sta facendo i complimenti. Lo ringraziamo in diretta. Abbiamo intanto un altro risultato che è cambiato: il Valfino Lo Football ha accorciato le distanze perché ci sta aggiornando Arturo Esposito. Spartak in vantaggio prima con il rigore di Smirnov, il raddoppio del capitano Matteo Esposito. Adesso il Valfino ha accorciato le distanze. Ringraziamo dunque Arturo Esposito. Ribadiamo: Spartak 2, Valfino 1. Le reti di Smirnov e di Matteo Esposito. Poi è arrivato il gol del momentaneo 2-1 del Valfino Love Football. Arriva un altro aggiornamento da parte. Ecco che arrivano appunto i marcatori. Doppietta per quanto riguarda la sfida Real Colonnetta Bar Dragonara Pescara 2000, la doppietta di Simpatico per il Real Colonnetta, e invece la doppietta del bomber del Cecchino Alessandro Salvatore per il Pescara 2000. Quindi queste appunto sono le marcature dell'unica gara del Mondo Over 40 di questa sera. Proviamo adesso a fare il punto di quello che sta accadendo nel lunedì calcistico della WISP Lega Calcio Pescara. Partiamo con la Serie A. Chiediamo appunto al regista se abbiamo altri aggiornamenti. No, siamo appunto con i punteggi che abbiamo maturato sinora. Per la Serie A, gare giocate sabato: Prosacco Atletico Giama 0-1, Santa Teresa Tikitaka 1-3. La zona in vantaggio 1-0 questa sera sul Qualpi Soccer, a decidere il gol di Sorino. Quelli della notte: conduce 3-0 contro la Vecchia Guardia Nocciano, i sigilli di Ferraresi, Matar e Babacar. Amatori di Patatina Ecogas, gara rinviata per impraticabilità di campo. La Pentagono sta perdendo 0-1 in casa contro il Pescara Smile. Ortona City Gralangelini 1-1, apre Vincenzo D'Alessandro per i locali, risponde Contini per gli ospiti. Amatori Foro Red Devils 2-0, doppietta di Rulli, il primo gol dagli 11 metri. Per la Serie B invece: Virtus Penne Atletico Villanova rinviata, così come Real Teate Pinna 99, Utopia Pub Pescara 79 3-1, giocata venerdì. Nautilus Atletico Conad, non abbiamo altri aggiornamenti, probabilmente la gara è terminata 0-1, il gol di Mancini. Stiamo provando a contattare Berardinucci ma non riusciamo ad avere risposta, così come non abbiamo risposta per Miral Pescara Colli. Stiamo provando ad ascoltare Troiano, gara iniziata alle ore 19.45, non abbiamo nessun segnale per questa gara, quindi non ci resta che attendere ed aspettare. Intanto giunge un altro aggiornamento: lo Spartak trova il gol del 3-1, quindi il gol è stato siglato dal rientrante Vasil Bodnariuk, quindi Spartak Valfino 3-1. Stiamo intanto avendo il contatto con Mario Berardinucci. Mario, buonasera. Mario, buonasera. La partita è finita? La partita è finita da poco. L'Atletico Conad, anche soffrendo, ha vinto 3-2. Portiamo a casa la terza vittoria consecutiva. Una bella partita tirata fino alla fine. Che vi devo dire? Combattutissima. È arrivata. I marcatori quali sono? 1-0 Mancini.
sì, 1-0 Mancini, il 2-0 Tormento, un grandissimo gol. Poi abbiamo fatto una disattenzione difensiva, 2-1, hanno pareggiato dopo pochissimi minuti e all'80esimo ha segnato il nostro straniero, Fall Adam, che ci ha dato 3 punti, ben per noi e tutto qua. 3 punti pesantissimi che fanno il paio con i 3 punti conquistati nel recupero contro lo Spartak. L'Atletico Conad, diciamo, viaggia a fari spenti dietro le prime della classe, ma alla fine va a finire che prendendo la scia magari le supera tutte. Ma noi già pensiamo alla partita lunedì, perché per noi è uno scontro diretto e quindi già la mente è rivolta allo scontro diretto lunedì prossimo con River United, e quella diventa quasi fondamentale per noi per cercare di prendere le prime, come dici tu giustamente, Alessandro. E River, ti informo che River, se non ci stai ascoltando, ti invito a farlo, il River sta perdendo 1-0 in casa con l'Insieme, quindi un risultato a voi molto favorevole. Molto favorevole, però noi non vogliamo il male degli altri, noi pensiamo a noi stessi, pensiamo a portare a casa i 3 punti e poi quello che viene, gli altri, non è che guardiamo gli altri. È chiaro che se perderebbe sì, ci farebbe un po' piacere, però non... va bene comunque. E tra l'altro... Grazie che mi hai informato, allora sta perdendo 1-0 allora. Sì, guarda, puoi ascoltarci, basta sull'aggiornamento che ti ho mandato tramite WhatsApp, basta cliccare, ovunque ci puoi ascoltare in diretta. Lo so, però ecco, la partita è finita da poco, l'adrenalina a 1000, allora insomma, non ancora mi collegavo, lo so che vi posso ascoltare, lo so, anzi, grazie per quello che fate e che fai. Grazie Mario, grazie a te che ci rispondi e ci aggiorni sempre. Va bene, grazie a voi. Grazie, buona serata. Buona serata. Quindi abbiamo il finale, un altro finale, la sfida tra Nautilus e Atletico Conad è terminata sul punteggio di 2-3, come confermatoci da Mario Berardinucci, vantaggio dell'Atletico Conad con Mancini, raddoppio con Tormento, poi la rimonta del Sottomarino fino al 2-2 all'80esimo, quindi allo scadere il gol, il punto del definitivo 2-3 siglato da Fall, quindi Nautilus Atletico Conad, il finale è 2-3. Aspettiamo il finale dell'altra partita delle 19:45, quello tra Miral e Pescara Colli. Nel frattempo siamo stati informati sia da Stefano Pagliuca sia dal direttore di gara Maccarone del finale di Real Colonnetta Bar Dragonara, quindi ringraziamo tutti coloro che ci offrono la loro collaborazione. Real Colonnetta Bar Dragonara 2-2, doppietta per i locali di Simpatico, risposta doppietta di Salvatore per gli ospiti. Questi finora gli unici finali del momento, alle ore 20:02 probabilmente dovremmo essere addirittura d'arrivo per le partite delle ore 20:30 per la zona Qualpi Soccer. Abbiamo Emiliano Masciarelli che ci sta aggiornando minuto dopo minuto, sembra davvero una partita di poker quella che sta facendo il padron della zona. Sicuramente la tensione sportiva ovviamente alle stelle per un risultato che davvero sbancherebbe il Toto Calcio, se così si può definire, il Toto Wisp sicuramente. Addirittura non so neanche se è stata inserita in schedina la formazione, la partita appunto tra la zona e Qualpi Soccer. Vi ricordiamo intanto il numero di telefono di riferimento 3388-7397-910, 3388-7397-910. Abbiamo Emiliano Masciarelli in diretta dal Flacco. Emiliano, sempre 1-0? Sempre 1-0, ma guarda, proprio adesso c'è una punizione fischiata dall'arbitro, un po' dubbia, al limite per il Qualpi, quindi siamo un po' tutti tesi perché è proprio al limite. Mancano 4 minuti al termine, fino adesso la zona aveva in mano la partita. Secondo tempo, diciamo, è partito bene il Qualpi, che nel suo momento migliore la zona ha colpito, e dopodiché ha ripreso in mano il gioco la zona, è stata più volte pericolosa. Ora c'è questa punizione, vediamo un attimo. Parata grandissimo, grande parata di Massimo Gentile della zona, il numero 1, mette in calcio d'angolo. Adesso si prepara Qualpi per battere il calcio d'angolo. Se vuoi aspettare gli sviluppi, certo, lo seguiamo con te. Battono, attenzione, palla in mezzo, sventa il difensore della zona e butta fuori. Niente, a posto. Intanto
È arrivato un aggiornamento dalla Serie B con il Montenegro che si fa raggiungere dai Brave Hearts Ortona, quindi a San Buceto, Montenegro, Brave Hearts 2-2. In diretta abbiamo Emiliano Masciarelli. Emiliano, 4 minuti nel precedente intervento, ora saranno sicuramente 3. Prevedi un recupero corposo? Guarda, adesso il Coalpi sta tentando il tutto per tutto, sta facendo un forcing sfrenato per riacciuffare il pareggio. Fino adesso non sono stati mai pericolosi. C'è un altro calcio d'angolo per il Coalpi, attenzione, niente, butta fuori, punizione per la zona, niente da fare per il Coalpi. Questi... 2 minuti al termine. 2 minuti al termine, sono previsti dei cambi, diciamo, strategici in questi ultimi minuti, oppure meglio far scorrere il tempo e non mettere interruzioni? Guarda, i cambi ce li siamo già giocati tutti per cercare di prendere il più tempo possibile, però ti ripeto, è stata una partita bella e questa volta la zona ha veramente giocato bene contro una squadra che sappiamo tutti che gioca a pallone, soprattutto davanti hanno un ottimo, un buon potenziale, potenziale, però ai punti dico per la zona. Ma scusa, anche se sono di parte, però obiettivamente guardando la partita questa sera è stata veramente una gran prestazione della zona, soprattutto perché gioca contro il Coalpi, che è una squadra molto molto brava a giocare a pallone. Quindi più merito vostro o più demerito loro? No, questa volta io penso più merito nostro, perché loro hanno giocato, davanti hanno provato a giocare, ripeto, la squadra a me piace molto come gioca, perché veramente ha un bello stile, gioca veramente a calcio e lascia giocare, e quindi la zona si è riuscita ad esprimere una volta tanto con il potenziale che potrebbe avere. Purtroppo non è sempre così, un po' per le assenze, un po' per la testa, speriamo che sia di buon auspicio e speriamo che finisce subito il tempo, così portiamo a casa questi 3 punti. Va bene, grazie Emiliano, ovviamente aggiornaci per il finale. Va bene, va benissimo, grazie a voi. Grazie Emiliano, quindi la zona Coalpi Soccer, ci avviciniamo ai minuti di recupero, la zona conserva gelosamente il vantaggio minimo di 1-0, quelli della notte vecchia Nocciano, gara che di fatto è uscita dalla scaletta, perché il 3-0 parla chiaro, per Sporting 0 Stile, Facondi, attendiamo il finale, ma al momento nessun aggiornamento, 2-0, la Pentagona sta perdendo 0-1, invitiamo ovviamente la dirigente Alessia Cardelli per eventuali cambi di punteggio. Intanto arriva la segnalazione dei 3 minuti di recupero per la sfida tra la zona e Coalpi Soccer. Ortona City Cralangerini, in collegamento Armando Ciarcelluti, proviamo proprio a sentire il presidente della formazione ospite, che al comunale di Ortona è andata sotto per il vantaggio realizzato da Vincenzo D'Alessandro, il pareggio poi su calcio piazzato dello specialista Contini. Proviamo a sentire Armando Ciarcelluti per una partita tra matricole, una partita, intanto è arrivato il finale di una gara, la sfida tra Sporting Pescara e Zero Stile è terminata, il finale dice, recita quanto segue, 2-0 per lo Sporting. Abbiamo in collegamento Armando Ciarcelluti. Armando, 1-1, ma il canovaccio della partita è cambiato o il pallino del gioco lo tiene sempre Ortona City? No, diciamo mancano 25 minuti, diciamo ci sono vari diciamo, ribaltamenti dall'una che dall'altra, bella partita, sempre 1-1, il Cralla ha effettuato 2 cambi. E sono usciti Emanuele Tremanti e Francesco Lupano e sono entrati Davide Strino e Matteo Bellotta. Volevo informarti che il Coalpi sta perdendo 1-0. Ma io ti volevo informare che seguo la diretta, quindi è normale che sono al corrente. E quindi niente, ecco, un grande tiro di Roberto Contini parato da un grandissimo portiere, che non mi ricordo il cognome, ma so che è veramente forte. Dicevamo appunto del Kral, quindi insomma un pareggio a Ortona questa sera potrebbe anche starci. Sì, senza dubbio potrebbe anche starci, anche se in questo momento si sta riscaldando Mirko Panico e quindi non so se entrerà a 15 minuti dalla fine, potrebbe capovolgere un po' tutta la situazione,
perché conosciamo bene chi è Mirko, quindi vediamo un po', adesso si sta riscaldando, sta provando, vediamo un po'. Io più che altro, diciamo, ormai io guardo le partite, le racconto ormai, e basta. In realtà lo facevo forse anche prima quando giocavo, però adesso sto proprio fuori dal campo. Abbiamo giocato, la Prosacco ha giocato sabato contro, contro il, l'Atletico Giama, e ho visto un Gabriele del Rosario davvero in forma sbagliante, strepitoso. Per non trovare posto nella squadra, nella vostra squadra, posso immaginare il potenziale offensivo del Kral. Sì, c'è il potenziale offensivo, solo che Gabriele, io sono sempre del parere che quando un giocatore ti viene a bussare che vuole andare via, anche se, se ti serve, perché Gabriele comunque è un amico, un collega, è tutto, però se uno vuole andare via non ho mai fatto resistenza assolutamente, perché comunque la scelta del giocatore va oltre ogni cosa, perché sto facendo la WISP, è un campionato amatoriale, un campionato bello, avvincente, però devo sempre, sempre rispettare il giocatore e le sue scelte. Quindi qualsiasi siano le motivazioni, io ho sempre accettato, non ho mai fatto resistenza, perché penso, come ti dicevo, diciamo, vale tutto un giocatore. Va bene, grazie Armando, ovviamente in bocca al lupo per quel che resta della partita. Grazie, a dopo. E intanto è cambiato un punteggio nella Serie B, il Montenegro è tornato nuovamente in vantaggio, quindi Montenegro 3, Braveheart 2, il gol è stato siglato da Rulli. Arriva intanto il finale da parte di Francesco Troiano per Pescara Colli Miral, 0-0 il finale al 20° del primo tempo, la Miral calcia fuori il penalty del potenziale vantaggio. Giunge un altro finale clamoroso, la zona ha battuto 1-0 il Qualpi Soccer, ha deciso il sigillo di Sorino. Abbiamo in collegamento intanto da Ortona la sfida Montenegro-Braveheart, abbiamo saputo del nuovo vantaggio del Montenegro. Sì, ha segnato il Montenegro dopo che io avevo pareggiato. Fino al volo, deviazione, una piccola deviazione del difensore, e ho fatto il 2-2. Adesso il Montenegro ha segnato non si sa come, una palla che praticamente non ha preso né il difensore né l'attaccante e né il portiere, ha battuto per terra e piano piano è entrata dentro per il 3-2, solito gol classico per noi. E intanto c'è, sta giocando Filippo Roda. Filippo, sei in collegamento, dici? Pareggio del River con Pelaccia al 9° minuto della ripresa. Ok, quindi insomma pareggio. Occasione per il Nautilus con un tiro molto alto. Quindi insomma, Filippo, il pareggio è arrivato, c'è speranza di portare a casa i 3 punti? Sì, speriamo di sì. Tra l'altro abbiamo sentito l'Atletico Conad che si sta già preparando per la sfida contro di voi. L'Atletico Conad? Sì. Vabbè, quella è un'altra sfida, speriamo di recuperare qualche giocatore, perché proprio questa sera eravamo 11 più un in panchina, peraltro si è fatto male anche da Andrea, cioè abbiamo finito pure le sostituzioni e purtroppo è così, fra infortuni e altri motivi, purtroppo è così, mi dispiace tanto perché, come dicevo prima, con tutte a disposizione te la puoi giocare meglio la partita, non dico che la vinci di sicuro, però te la puoi giocare diversamente. Comunque, vediamo come va a finire. A più tardi. Grazie Filippo, quindi è cambiato il punteggio ciao. A Scafa, con dicevamo appunto il River United di Filippo Nota ha raggiunto il pareggio, quindi River United 1 insieme 1 al penalty dell'insieme ha trovato il gol del pareggio, appunto Pelaccia, quindi è cambiato il punteggio a Scafa, stiamo intanto cercando di trovare diciamo il punto finale di diverse partite. Proviamo intanto a contattare Francesco Troiano per la sfida tra Pescara Colli e Miral, con dicevamo appunto il Pescara Colli che ha imposto il pari a quella che comunque
a tutt'oggi è la capolista solitaria della Serie B, in quanto appunto la Miral ha preso un punto e il Real Teate invece fermo al palo causa l'impraticabilità di campo del Celdit di Chietiscalo. Francesco Troiano in diretta, buonasera Francesco. Buonasera a te. Giocatore e dirigente del Pescara Colli, questo Pescara Colli che lascia 6 punti contro l'Utopia Pub, che classifica la mano nonostante la seconda vittoria consecutiva, diciamo avrebbe delle credenziali inferiori a voi, e dopo mi fermate la Miral. Quanto rammarico c'è in quella sconfitta di qualche giorno fa? Guarda, francamente sì, vabbè, c'è il rammarico perché ormai insomma è inevitabile nasconderci dietro un dito, stiamo cercando di puntare a fare qualcosina in più, però insomma l'Utopia Pop si è dimostrata una buona squadra, molto, molto quadrata. Tra l'altro io conosco, come così Ezio, il mio compagno anche di dirigenza nella squadra, conosco insomma quasi tutti quanti perché era il primo Pescara Colli che avevamo formato, quindi sappiamo comunque del valore di quella squadra. Ragazzi che giocano come facevamo noi fino all'ultimo minuto, insomma non volevano niente. Però insomma ormai bisogna guardare avanti, quindi pensiamo a questo ottimo punto che abbiamo raccolto con la capolista, dato anche il fatto che appunto loro hanno sbagliato un rigore dopo una ventina di minuti del primo tempo, quindi insomma va bene così, un buon lunedì. Un buon lunedì, e sicuramente questo pareggio vi dà ulteriore forza e vigore per riprendere quella scalata che con quella serie invidiabile di vittorie eravate riusciti lentamente a risalire. Ma sì, tanto tieni conto che il nostro era fondamentalmente, è sempre stato dall'inizio campionato, un problema di atteggiamento, quindi ci basta riprendere l'atteggiamento giusto per affrontare ogni partita e pensiamo insomma a noi, non guardiamo la classifica, giochiamo di partita in partita con la speranza e soprattutto la voglia di vincerle tutte quante. Quindi insomma chiaramente l'obiettivo scendere in campo è quello di vincere, ma questo Pescara Colli diciamo che sei soddisfatto più del pareggio con la capolista oppure della reazione avuta dopo un crollo comunque inatteso? Della reazione senza dubbio, ti ripeto, è il nostro problema di atteggiamento. Prima della partita ho la fortuna di essere capitano, ho parlato alla squadra, ho chiesto di cambiare atteggiamento, stasera in mezzo al campo abbiamo cambiato atteggiamento e abbiamo raccolto un punto. Nel calcio io ho imparato che ogni segnale non arriva mai da solo e ogni risultato, scusami, non arriva mai da solo, ci sono dei segnali che sono molto molto importanti, quindi ti ripeto, un buon lunedì. Francesco, complimenti per il segno X in schedina di questa settimana e buona serata, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie a tutti voi, Grebi, grazie. Ringraziamo dunque Francesco Troiano, quindi ribadiamo il finale, Miral Pescara Colli 0-0, il finale questo dal Donati di Pescara, Miral che per giunta ha sbagliato al 20° del primo tempo il penalty del potenziale 1-0. Facciamo poi il punto dei finali per la Serie A, al momento sono 2 le partite che hanno affrontato il triplice fischio di chiusura. La Zona ha battuto il Qualpi Soccer per 1-0, gol di Sorino. Lo Sporting Pescara ha conquistato i 3 punti contro la Zero Stile, 2-0 il finale, le reti di Nocella e Marco Coppa. Per quanto riguarda invece la Serie B, i finali sono 2, il Nautilus ha perso 2-3 in casa contro l'Atletico Conad. Il gol del vantaggio ospite con Mancini, il raddoppio di Tormento, la rimonta del Nautilus fino al 2-2, poi il gol del definitivo 2-3 è stato siglato da Foll. Giunge un altro finale, quello del comunale di Zanni, dove Quelli della Notte ha battuto la Vecchia Guardia Nocciano per 4-1. Quindi Quelli della Notte che inizia davvero a tornare a far sentire la propria voce alle spalle delle inseguitrici. Proviamo adesso a contattare proprio Roberto Bombini, quando nel frattempo stiamo aggiornando anche la piattaforma Enjoy con i risultati finali
che arrivano appunto dai campi, partite sicuramente importanti e risultati a sensazione, perché la vittoria della zona contro il Qualpi Soccer certamente rappresenta un discorso difficilmente pronosticabile alla vigilia. Abbiamo in collegamento il mister dei campioni d'Italia, Roberto Bombini. Roberto, 4-1 il finale, più contento del 4-1 vostro o dell'1-0 della zona contro il Qualpi? No, vabbè, non, io sono contento del risultato nostro e della partita, perché nonostante tutta l'avversità che ti avevo detto, la squadra ha risposto alla grande, ha giocato un grande calcio come spesso abbiamo fatto, e questa sera l'abbiamo riproposto, anche se il campo non era i migliori, illuminazione che ci tengo a precisare che all'inizio non si vedeva, e il tempo così, però la squadra ha risposto alla grande. Complimenti al Nocciano, che è sempre un'ottima squadra, però niente, ma questa sera abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo parlato proprio nella puntata della scorsa settimana di 80° minuto di un ritrovato approccio da parte vostra, di un, diciamo, un nuovo modo di ritornare a giocare in campo, nonostante diciamo avete dei giocatori con degli impegni calcistici. Ultimo è stato proprio dopo Michele Gelsi, per il mister del Francavilla, è arrivata la nomina di Dragone per la rappresentativa juniores FIGC. Nonostante tutto, però, quelli della notte sta ricominciando a macinare calcio e punti. Ma noi, come ti avevo detto in trasmissione, la consapevolezza ce l'abbiamo sempre, poi tutti quanti hanno capito che l'unione comunque aiutarsi anche con una squadra così importante, quindi tutti quanti hanno lo spirito giusto e il risultato è questo. Poi il campionato è ancora lungo, adesso ci abbiamo altre partite, e per noi, credimi, per i quarantenni così fare tre partite una settimana sarebbe una andata, adesso vedremo le altre tutto qua, quindi va bene così. Va bene, grazie Roberto, ovviamente complimenti per la vittoria. Grazie, buona serata, grazie. Salutiamo Roberto Bombini, mister dei campioni d'Italia di Quelli della Notte, una vittoria importante contro la vecchia Guardia Nocciano, che fa il paio poi con il risultato a sensazione, quello dell'Ortona City, della zona, che ha battuto 1-0 l'ex capolista al Qualpi Soccer. Proviamo adesso a collegarci con i campi ancora in gioco, Amatori Foro Red Devils. Il contatto è quello di Claudio Mennillo, ma dall'altra parte della cornetta abbiamo il presidentissimo Alfonso Abbonizio. Proviamo a sentirlo per una partita che, visti i mancati aggiornamenti, probabilmente dovremmo essere ancora sul punteggio di 2-0 con il cronometro che scorre, quindi diciamo una giornata decisamente importante per coloro che inseguono, perché l'Amatori Foro sta battendo 2-0 Red Devils, la zona ha battuto il Qualpi Soccer, tutti i risultati che certamente fanno comodo nella corsa ad un posto al sole nella prossima massima serie WISP. Abbiamo in collegamento Alfonso Abbonizio. Alfonso, 2-0 ancora? Adesso c'è un cambio, adesso sono Claudio Mennillo. Ah, ok, perfetto Claudio. Diciamo che tu sei l'uomo dei finali di partita, possiamo dire così. No, aspetta che non ti ho sentito, che c'era un po' di confusione. Ho detto, diciamo che solitamente le puntate le concludiamo quasi sempre con te ultimamente. Infatti. Siamo sempre una delle ultime partite, praticamente. Sempre 2-0? Sempre 2-0, la partita si è un po', diciamo, tranquillizzata, ci sono ovviamente, come al solito, fine partita un po' di capovolgimenti di fronte. Intanto scusami, è arrivato un aggiornamento dalla Serie B con l'Adriatica che sta pareggiando 1-1 con il Real Piper, quindi il Real Piper ha trovato il punto del pareggio. Torniamo in diretta con Claudio Mennillo. Dicevamo appunto, l'Amatori Foro sta conducendo 2-0. Abbiamo parlato nel precedente intervento con il patron Alfonso Abbonizio, ha detto che in serie di mercato il Bomber Rulli ha portato un po' di amici che stanno di fatto dimostrando che l'Amatori Foro aveva bisogno di alcuni innesti.
Decisamente sì, ci voleva sostanzialmente anche un po' di forza fresca, quindi sono decisamente dei ragazzi un po' più giovani, un pochettino più atletici rispetto a qualcuno un pochettino più attempato, e quindi ovviamente hanno portato freschezza e devo dire che sono ragazzi anche molto seri, perché comunque sono sempre presenti. Abbiamo cominciato a fare anche qualche allenamento, quindi... Quindi insomma è stata proprio una rivoluzione, proprio anno nuovo, vita nuova. C'è stata la rivoluzione, infatti. Dico anno nuovo, vita nuova. Voi che fate allenamento davvero? Sì, questa è proprio una notizia è proprio una grande notizia. Quindi insomma voi siete la lampante dimostrazione che l'allenamento serve. Diciamo di sì, che parte il discorso ovviamente atletico, sostanzialmente anche per conoscersi un pochettino meglio, per stare un pochettino più uniti, per fare più gruppo, ovviamente serve sempre, oltre ovviamente al discorso fisico e atletico, che ovviamente è la parte più importante di questo sport. A Miglianico adesso quanto manca al termine della partita? Dovrebbe mancare 15 minuti. Mancano ancora. Immagino quindi 15 minuti di sofferenza per te. Come al solito, niente di nuovo. Diciamo che stasera siamo un pochettino, ecco, più coperti, più tranquilli. Stasera siamo in 19, quindi praticamente insomma ci sono stati i cambi, sono entrate forze fresche adesso nel secondo tempo, quindi diciamo che non stiamo patendo la solita debacle del secondo tempo. Speriamo, insomma, diciamo che è l'unica pecca che ci stiamo mangiando diversi gol. Non state chiudendo la partita, come si suol dire. Praticamente sì. Speriamo, dai. Va bene, grazie Claudio, ovviamente ci aggiorniamo per il finale. Perfetto, a più tardi, grazie. Quindi sempre 2-0 al Fratelli Ciavatta di Miglianico. Arriva un altro aggiornamento, sempre l'immancabile e tempestivo Arturo Esposito, che ci aggiorna del 4-1 dello Spartak, seconda rete di Smirnov al 15° della ripresa, quindi Spartak 4, Valfino Low Football 1, le reti, doppietta di Smirnov, gol di Matteo Esposito, e la rete invece del momentaneo 3-1 è stata siglata da Bodnariuk, quindi lo Spartak di fatto manda in cascina i tre punti. Proviamo adesso ad ascoltare. Intanto arriva un altro aggiornamento. Aggiornamento Montenegro Brave Hearts, arriva il punto del 3-3 della formazione di Ortona, quindi quando Domenico, insomma, con te quando c'è la radio lunedì sera non ci si annoia mai. Mai. Li prendiamo e ogni tanto li facciamo pure. Al 30° di 3-3, bel 1-2 con Iezzi, e abbiamo pareggiato. Intanto scusami, perché lo Spartak sta dilagando, 5-1 al Valfino, il gol del bomber Innamorati. Abbiamo in diretta, ritorniamo con Domenico, 3-3 a San Buceto. Quanto manca ancora per continuare ad emozionarsi in questa partita? 10 minuti e quasi gol per noi. Più che altro quasi rigore, però va bene, l'abbiamo lasciato correre. Sempre 3-3, mancano 10 minuti, 9 minuti adesso più il recupero. Nel precedente intervento mi hai detto che praticamente tu hai siglato il gol del momentaneo pareggio. Sì, un bellissimo cross di Traico, tiro al volo, un po' ci ha battato, però è andato in porta e quindi va bene anche così. Diciamo ci ha battato, ma tremendamente efficace. Sì, ci ha battato nel senso che volevo prenderla di collo, invece non è andata proprio di collo, però è andata in porta e quindi quello è importante. Ma tu sei uno che ogni tanto si diverte a mandare il pallone in fondo al sacco, oppure questo è davvero un evento? Se me lo danno, il problema è che non arriva la palla. Se me la danno, qualcosa... Non solo gol, mi piace più fare l'assist. Questa è una cosa invece al contrario, hanno fatto l'assist cioè a me. Azione
No, niente, la difesa la nostra salva e ripartiamo. È una bella partita, ci sono stati momenti un po' di voglio, di cattiveria come adesso, però tutto sommato stiamo giocando e ci stiamo divertendo. Un'azione pericolosa per il Montenegro, con l'uomo più bravo che è il 3, non so come si chiama, il centrocampista, vediamo un po'. Niente, l'arbitro fischia la palla per noi. Quindi insomma 3-3, mancano 8 minuti al termine. Domenico, ovviamente ci risentiamo nel finale. Sì, ci risentiamo, penso nel finale, speriamo che ci sentiamo nel finale, che il risultato rimane così, che è un punto almeno qua, muove la classifica. Vabbè, grazie Domenico. Ciao. Adriatic Canal Piper è il punteggio che è cambiato di recente prima dell'ondata di reti dello Spartak per il 5-1 sul Valfino Fanalino di Coda. Proviamo a collegarci con Lorenzo Morelli per Adriatica Real Piper. Abbiamo registrato appunto il punto dell'1-1 degli ospiti dopo il gol del vantaggio siglato da Jacovozzi, un'Adriatica che aveva di fatto presentato una formazione sperimentale, se così può dirsi, con Ciccone e Sarmiento in panchina. Vediamo un po' che cosa ci dirà Morelli, perché probabilmente il pareggio magari è arrivato proprio con l'ingresso di questi due giocatori. Stiamo provando a contattare Lorenzo Morelli. Lorenzo, 1-1 quindi tra Adriatica e Real Piper. Per caso conosci il marcatore che ha gonfiato la vostra rete? No, il marcatore non lo so, ti posso descrivere il gol. C'è stata una palla persa in uscita, se non sbaglio, da Andrea Barattucci, poi insomma loro hanno recuperato questa palla al limite dell'area, sono entrati in area, hanno subito un palo da rigore, hanno sbagliato anche il rigore perché Compagnoni ha fatto una parata straordinaria sulla ribattuta, hanno pareggiato, quindi proprio a un minuto dal cadere del primo tempo, e quindi il punteggio di 1-1. Quindi il minuto adesso qual è? Siamo a riposo. Ah, quindi partita è iniziata con un fortissimo ritardo. Ritardo, sì, guarda, infatti adesso non è una sede, però poi si dovrà anche ridiscutere un po' con tutta la comunità WISP di questo, nel senso che qui a Francavilla lunedì sera si sommano ritardi su ritardi, si va via a mezzanotte veramente, però vabbè, ne parliamo nelle sedi magari deputate a fare. Dicevamo appunto, quindi insomma i due esclusi eccellenti non sono ancora entrati. Guarda, no, se vuoi ti ci faccio parlare, perché dovrebbero stare qui nei paraggi, ti ci faccio parlare, ti vedo se ci sta. Eccolo qua, te lo passo subito, Ciccone, se entrare non può parlare, poi ti faccio parlare con qualcun altro più tardi. Va bene, grazie. Okay. Quindi, ciao. Grazie a Morelli. Quando arriva un ulteriore aggiornamento da Miglianico, l'Amatori Foro ha trovato il punto del 3-0, il gol che di fatto chiude i giochi. Il 3-0 è stato siglato dal Totem Turtu, formazione quindi che di fatto ipoteca la vittoria, immagazzina i tre punti per una gara che a conti fatti si rivela un trionfo. Amatori Foro 0 Stile 3-0. Abbiamo in collegamento Claudio Mennillo. Claudio, finalmente avrai un finale di gara sereno. Nemmeno il tempo per festeggiare il 3-0, che abbiamo preso l'1-3. Come al solito i finali di partita sono sempre molto movimentati. Quindi non l'abbiamo fatto in tempo a chiuderla, sì. Che l'abbiamo subito riaperta. Capovolgimento di fronte come al solito, 3-0, diciamo che decisamente ci siamo rilassati. Ecco, l'arbitro ha chiamato 2 minuti di recupero. Quindi insomma, i 2 minuti, 120 secondi, l'Amatori Foro sta portando a casa una vittoria, uno scontro diretto con i Red Devils, la partita di stasera era da vincere e basta. Ci state riuscendo, non lo diciamo troppo ad alta voce. Il presidente Abbonizio si riservava appunto di rispondere a partita conclusa. L'Amatori Foro però si può dire che comunque ha cambiato volto. Sì, diciamo, ecco, come abbiamo detto prima, ecco, cioè il capitano in diretta, se vuole una dichiarazione del capitano in diretta, ecco, un attimino. Sì.
Non è ancora finita la partita, adesso speriamo di fare, speriamo che porteremo a casa questi tre punti, è molto importante. Dopo il gol del 3-0, quindi adesso l'amatore di Foro ci crede? Beh, noi ci dobbiamo credere, ovviamente. Ovviamente la strada è lunga, non è che abbiamo fatto tanto, diciamo che rispetto all'andata siamo 4 punti in più. Facciamo i conti partita per partita, questo è quello che praticamente ci prefiggiamo lunedì per lunedì, tutto qua. Il bomber Rulli timbra il cartellino con una regolarità impressionante, ma guardando le partite non è il tipico finalizzatore e basta, è davvero uomo squadra. No, è decisamente un uomo squadra, è un ragazzo d'oro. È da sottolineare questa cosa qua, perché oltre ad essere bravo è sostanzialmente un ragazzo veramente d'oro, in gamba, sempre presente. Devo dire che di calci ne prende tanti, perché ovviamente chi gioca la palla, perché lui gioca molto la palla, ne prende tanti di calci, ma è sempre tranquillo, è veramente un ragazzo d'oro. Abbiamo fatto un acquisto quest'anno veramente straordinario. Perfetto, allora guarda, ti ringrazio, io mi associo ovviamente ai complimenti rivolti a Rulli, perché ho avuto modo comunque di conoscerlo in trasmissione questa stagione, davvero ho avuto un'ottima impressione, quindi complimenti al bomber e ovviamente posso dire scusa, 2-3 è incredibile. Una partita che non finisce mai, ci siamo un pochettino sbagliati, insomma, dai, va bene. Allora guarda, finita, dai. Allora guarda, attendo il tuo messaggio per il finale. Perfetto, ok, devo chiudere. Vabbè. Salve. Quindi insomma, Amatori Foro che si sta complicando la vita in questi ultimi secondi, 2-3 a Miglianico, è arrivato intanto il finale è quello di Ortona, dove l'Ortona City ha impattato 1-1 contro il Crolo Angelini, ma è giunto il gol del 3-4 da parte dei Brave Hearts con arrivato il messaggio da parte di Pierluigi Giorgi del Montenegro. Abbiamo in collegamento Domenico D'Annibale. Domenico, fuga di Benedetto, grossa al centro e gol di Traico, 4-3 per noi. Quindi insomma, ci volevamo sentire per il finale, ci siamo sentiti prima, meglio così per voi? Per il momento sì, dovrebbero mancare un paio di minuti più il recupero. Quindi insomma, il gol di Traico, quindi doppietta per lui? Sì, doppietta per lui, bravo, dici bene. Sai, quando sono in campo non è che ci vedo tantissimo. E poi scusami, ma i Brave Hearts riusciranno a fare una partita tranquilla dove magari riescono a gestire e a portare a casa una vittoria senza tutto questo pathos per tutti gli 80 minuti, anche oltre? No, se noi non facciamo così non ci divertiamo, purtroppo. Quando giochiamo noi giocate sempre over, e la schedina devi mettere over, se metti 1-2x non va bene, tu a noi metti sempre over e è sicuro il risultato giusto. Va bene, quindi insomma il primo vantaggio di giornata da parte dei Brave Hearts. Domenico, allora guarda, ci sentiamo ovviamente per il finale. Sì, speriamo di sentirci presto per il finale. Ok, perfetto, intanto arrivano altri aggiornamenti con lo Spartak che sta dilagando contro il Valfino, 7-1 il parziale al momento. Ringraziamo Arturo Esposito per questi aggiornamenti. In gol ancora il bomber Innamorati e Marcucci. Dicevamo appunto di altri finali, il finale di Claudio Mennillo, l'Amatori Foro ha battuto 3-2 i Red Devils, quindi per la massima serie resta in piedi solo la sfida tra Pentagono e Peschiera Smile. Invitiamo ovviamente la dirigenza della Pentagono, che però ringraziamo perché ci sta offrendo la propria collaborazione, ad inviarci il finale
e di gara. Per quanto riguarda invece la Serie B, le partite ancora in bilico sono River United insieme. Proviamo a contattare Filippo Nota per la gara che si trovava sul punteggio di 1-1. Spartak Valfino 7-1, quindi si gioca ancora, ma la gara di fatto è terminata. Adriatica Real Piper invece, gara iniziata con tantissimo ritardo, 1-1. Probabilmente andrà al finale di questa partita oltre la nostra diretta. Ovviamente vi consigliamo di restare aggiornati su questo punteggio sulla piattaforma Enjoy, che utilizziamo appunto per l'aggiornamento, la diffusione in tempo reale di tutti quanti i risultati che riguardano i campionati della WISP, non solo di Pescara ma anche di Avezzano e di Teramo. Detto questo, stiamo provando appunto a contattare Filippo Nota del River United per River insieme. Non abbiamo però risposta, quindi probabilmente il finale di gara tra River e insieme è proprio quello del punteggio di 1-1. Attendiamo intanto ulteriori novità per quelle partite che di fatto intanto arriva addirittura ancora altre reti con Matteo Esposito che trova la doppietta personale, quindi Spartak 8 Valfino Lo Football 1, punizione pesantissima per il fanalino di coda che disputa le gare casalinghe a Castilenti. Proviamo a fare il punto della massima serie in questi risultati. Venerdì sera, o meglio sabato sera, Prosacco Atletico Giama 0-1, decide il gol di Pastore. Santa Teresa Tikitaka 1-3, gol di Samuele, doppietta di Gasbarri. La Zona batte 1-0 il Coalpi, decide Sorino. Quelli della Notte, Vecchia Guardia Nocciano 4-1, primo tempo 3-0 con Ferraresi, Matar e Babacar a segno. Sporting Pescara 0 Stile 2-0, le reti di Nocella e Coppa. Ripatetina Ecogas rinviata, Pentagono Pescara, Pescara Smile, il parziale 0-1, attendiamo il finale. Ortona City Calangelini 1-1, Vincenzo D'Alessandro per i locali, Contini per gli ospiti. Amatori Foro Red Devils 3-2, Amatori Foro in vantaggio per 3-0 con la doppietta di Rulli e il gol di Turtù. Poi la rimonta dei Satanelli che tuttavia non riescono a portare punti via dal Fratelli Ciabatta di Miglianico. Per la Serie B invece Virtus Penna Atletico Villanova rinviata, così come Real Teate Pinna 99, Utopia Pub Pescara 79 3-1 giocata venerdì, Nautilus Atletico Conad 2-3, le reti per il sodalizio ospite di Mancini e di Tormento. Stiamo cercando anche i marcatori perché ci sono stati mandati dal direttore di gara Manes i marcatori del Nautilus. Sfida questa terminata 2-3, dicevamo Mancini e Tormenta per l'Atletico Conad per il momentaneo 0-2, poi Di Vincenzo e Derrico per il 2-2 del Nautilus, il definitivo 2-3 siglato da Foll. Miral Pescara Colli 0-0 al ventesimo del primo tempo, la Miral ha fallito il penalty del potenziale vantaggio. River United insieme al momento 1-1, ma credo sia il finale perché Filippo Nota non ci ha fatto sapere più nulla, quindi 1-1, rigore dell'insieme per il vantaggio e pareggio di Pelaccia per il River. Montenegro Brave Hearts, partita dalle mille emozioni, 3-4. Spartak Valfino, siamo sul punteggio di 8-1. Adriatica Real Piper, primo tempo iniziato da poco, il punteggio è 1-1. L'unica gara del mondo over 40, quella tra Real Colonnetta e Bar Dragonara, il finale è 2-2 per il Real Colonnetta, due gol di Simpatico, per il Bar Dragonara la doppietta di Salvatore. Questi dunque i punteggi finora, lo ribadiamo,
per quanto riguarda la sfida tra Pentagono e Pescara Smile, 0-1 ed è l'unica al momento ancora aperta per quanto riguarda la massima serie. Per la B siamo invece a caccia dei finali, il finale che ci interessa maggiormente è River Insieme, Montenegro Brave Hearts, siamo ormai agli sgoccioli, Spartak Malfino, gara strachiusa, siamo sull'8-1, Adriatica Real Piper 1-1, ma come detto, gara iniziata con tantissimo ritardo e quindi aspettiamo, o meglio, il finale di questa partita molto probabilmente non verrà annunciata in questa trasmissione. Sono ora le ore 22:45, quindi abbiamo ancora qualche minuto di tempo per questa diretta, ma la partita purtroppo, come detto da Morelli, non è questa la sede, ma in realtà questo è proprio il momento in cui tirar fuori magari anche eventuali problemi. Le partite che iniziano alle ore 21:15 inevitabilmente comportano l'accumulo dei ritardi delle gare e degli allenamenti precedenti, quindi probabilmente le gare che iniziano alle ore 21:15 raramente iniziano in questo orario, e chiaramente chi gioca l'ultimo turno sui campi, su questi campi, inevitabilmente alla lunga porta delle problematiche che però chiaramente non dipendono esclusivamente dal mondo Wisp. Il doppio turno è stato proprio effettuato per sfruttare al meglio, o meglio, due campi in uno, quello della fascia oraria delle 19:45 e quello delle ore 21:15. Al momento non stiamo avendo alcun aggiornamento, quindi proviamo a contattare Domenico D'Annibale per l'eventuale finale, e una volta ascoltato questo probabilmente chiuderemo la trasmissione perché non stiamo avendo nessun altro aggiornamento, quindi diamo per buoni i risultati che finora abbiamo accumulato e raccontato. Ovviamente poi per qualunque altra informazione aggiuntiva vi invitiamo a visitare sia le nostre pagine Facebook, sia il sito Wisp Magazine e la piattaforma Enjoy con l'app gratuita scaricabile che vi permetterà di restare aggiornati sui campionati di calcio a 11 di Pescara, Avezzano e Teramo. Anche Domenico D'Annibale non ci fa sapere nulla, quindi a questo punto diamo per buoni questi punteggi e di fatto ci troviamo costretti a chiudere la puntata di questa settimana con i risultati che vi abbiamo annunciato in precedenza. Chiaramente per conoscere al meglio le classifiche, come detto, vi invitiamo a seguire la piattaforma Enjoy dove stiamo aggiornando in tempo reale tutto ciò che è accaduto in questo lunedì calcistico. Non mi resta che salutarvi, vi saluto ovviamente tutti coloro che ci hanno seguito per queste quasi due ore di diretta, l'appuntamento ovviamente è per lunedì prossimo per un'altra puntata di Calcio Wisp minuto per minuto. Come detto, vi consiglio di restare aggiornati sul sito wispmagazine.altervista.org per chi volesse anche gettare uno sguardo su quelli che abbiamo definito in trasmissione i campionati esteri, quindi i campionati di calcio Wisp che si giocano in tutto l'italico stivale. Vi invitiamo a seguire la pagina e il sito calciowispitalia.altervista.org. Ultimo appuntamento, oltre a rinnovarvi ovviamente quello con Calcio Wisp minuto per minuto per lunedì prossimo alle ore 21, perché ci siamo spostati dalle 20:30 alle 21 proprio per avere comunicazioni e aggiornamenti tempestive ed immediate. L'altro, come detto, appuntamento è quello con 80esimo minuto, l'appuntamento giovedì alle ore 20 su TV6, le repliche il venerdì alle ore 13 e il sabato alle ore 18 sulla stessa emittente. Grazie a tutti per la cordiale attenzione, buona serata e ovviamente buon calcio Wisp a tutti!